Nel rap avere 15-20 anni di carriera è davvero un'eccezione, quasi. Ma io penso che gli artisti con cui ho la fortuna di lavorare hanno dalla loro proprio questa unicità di prospettiva, che è quella del voler dire quella cosa anche controcorrente, bene e in un unico modo che è il loro. Quindi se tu vuoi ascoltare un testo alla Marracash, ti tocca ascoltare Marracash. Non c'è. Ci sono tanti tentativi di imitazione, tante idee che vengono prese e provate e riprovate, ma in realtà la fortuna loro è quella di avere questo modo unico di dire le cose. Ovviamente poi le cose evolvono, tra l'altro, e quindi hanno sempre un modo nuovo di dire, fare il loro discorso. E se ci fai caso, in 20 anni, comunque il loro, per ognuno, è un discorso. Poi sfaccettato, no? E ovviamente declinato nei vari momenti in cui avviene il momento di scrittura e di registrazione, perché hanno una grande capacità di evolvere nel tempo. Però portano davvero avanti un discorso che è il loro ed è unico. È cominciata in tenera età. Andare a cercare le cose era prezioso, era un momento, soprattutto se trovavi qualcosa. E mi sono imbattuta in questo video di Sugar Hill Gang, ti dico, 77, e per me è stata una visione. Cercavo davvero, mi è sempre piaciuta molto la musica, non so dirti perché, però era davvero un momento per me è speciale quello di ascoltare la musica. Una volta che ho incontrato l'hip hop, ho capito che era esattamente il tipo di musica che stavo cercando. Mi è sempre piaciuta la musica black, quindi quando avevo la possibilità di scegliere per qualche motivo il funk o il soul, quando anche nella classifica della radio italiana casualmente passava James Brown, fra un Lucio Dalla e un De Gregori, mi piaceva James Brown. Made me the train. Poi ho avuto la fortuna di incontrare a Genova negli anni 80, fine anni 80, dei marine afroamericani che attraccavano a Genova con la nave militare e poi c'era un'organizzazione che, per non farli annoiare, presumo intanto che la nave era attraccata in porto, organizzava delle cene tra la popolazione e sì. E i Marine. Io ho organizzato questa partita di basket fra la mia squadra di basket delle superiori del FIRPO, dell'Istituto Tecnico per il Turismo FIRPO, e la squadra di basket dei Marine. Ora, al netto della sproporzione fisica, in realtà ci eravamo trovati molto bene con questi ragazzi e avevo fatto amicizia soprattutto con due. Uno di questi ha fatto l'errore madornale di dirmi: guarda, se poi vuoi, vienimi a trovare a Washington. Il tempo che finiva di dire Washington ero già lì. E questa fortuna, ovviamente mia mamma tra l'altro mi ha lasciato andare, e anche questo non era scontato all'epoca, perché stiamo parlando di un periodo no cellulari, no Google Maps. Però questo fatto di essere andati, di essere andata in America negli anni 80, fine anni 80, e soprattutto in una città così particolare come Washington, che infatti si chiama Chocolate City, è la città con la maggior percentuale di afroamericani, per qualche motivo. E in questa comunità dove abitava, in questa zona della città dove abitava questo mio amico, il rap era molto molto presente, insieme all'R&B, insieme al funk, insieme a un altro genere musicale che si chiama Go-Go, che è tipica di Washington, è localissima, come Napoli al neomelodico. A Washington c'è la Go-Go, è una specie di funk mezza rappata, molto affascinante, con una sezione di fiati e di batterie potentissimo, e esiste solo lì.
E poi il fratello minore di questo mio amico Marin, che mi aveva dato l'opportunità di stare da loro, era super appassionato di rap. E quindi avevo conosciuto anche dei gruppi che in Italia non avrei, o degli artisti che non avrei mai conosciuto, tipo Kool Moe Dee, Poor Righteous Teachers. Qualcosa arrivava qua, tipo l'El Cool J lo conoscevano. Run DMC li conoscevano. Andando là, cioè, ho scoperto che era già un movimento molto forte, molto presente, molto popolato già alla fine degli anni Ottanta. E quindi sono tornata a casa con una valanga di vinili, di cassette, libri. L'entrata in Universal non è stata semplice per niente, perché io all'epoca, 2003, avevo avuto mia figlia e il mio tempo era molto limitato. Se non che, grazie a Massimo Battaglia, che tuttora è capo digital e commerciale di Universal, mi ha regalato l'opportunità della vita e mi ha detto: guarda, noi ti diamo 300 euro, 300. Però tu vieni o non venire, fai quello che vuoi tu, l'importante è che tu sviluppi, che quella era la mia idea, tutta la musica urban. Cioè, qualsiasi cosa arrivi dalle varie etichette, dai vari PM, dai vari product manager, tu prendi quello che arriva e lo lavori a tuo modo. Avevo creato anche un nome per questa nicchia, che era Urban Ring. Ecco, questo è stato un po' un ingresso, diciamo, un po' dalla finestra più che dalla porta. Se non che nel 2003 Fabri mi ha mandato Turbe Giovanili e da lì ho detto: probabilmente questa cosa può avere un suo sviluppo. La casa discografica a quell'epoca era completamente impermeabile al rap. Si erano scottati con diversi progetti, il rap italiano stava vivendo un momento di ripensamento, di riflessione, di contenuti, di approccio e di rapporto anche con il pubblico, l'industria, la comunicazione. Insomma, un grande momento di riflessione, pertanto nessuno si era interessato a Turbe Giovanili. Forse è l'album che ha avuto meno successo per averne di più dopo, no? Più longevo forse, insieme a Penna Capitale probabilmente. Poi invece con Mister Simpatia decisamente qualcosa si è mosso e lì ho detto: non è possibile che le persone, non, anche dell'industria, non si accorgano di quanta gente, non di un pubblico rap, che tutti dicevano che il pubblico del rap non esistesse più, in realtà esisteva, poteva essere anche ormai diventato più piccolo, ma in realtà il rap parlava già a una sfera molto più ampia di persone e lì ho detto: non è possibile che non si accorgano del potenziale di questa musica. In più anche i Dogo stavano producendo dischi molto molto belli nell'underground e altri ancora, comunque non è che si fosse fermato tutto, anzi. Ecco, poi essendo interna a Universal, la mia prima idea di management è nata quando Fibra, dopo che ci hanno rimbalzato, avevamo in mente di fare una edizione censurata di Mister Simpatia. Meno male che questa è durata pochissimo, questa idea, che non avrebbe avuto nessun senso. Allora Fibra ha portato dei provini che sarebbero stati poi quelli di Tradimento. A quell'epoca io lavoravo interna a Universal, sempre occupandomi della nicchia urban, ma in quel momento successe una cosa definitiva, cioè cambiò il presidente di Universal Music Italia, che non era più Piero La Falce, ma Pascal Nègre, quindi un presidente francese ad interim sull'Italia. E la prima cosa che disse alla riunione con Universal Music Italia fu: ma quindi volete dirmi che siete l'unica Universal sguarnita sulla musica rap nel mondo? Questa cosa non è possibile. E allora mi ripescarono nel solaio dove stavo insieme a Pico Cibelli, che lui faceva la dance, io il rap, eravamo diciamo i reietti della discografia dell'epoca.
con il demo di Tradimenti in mano, Pascal Nègre decise di pubblicare questo disco e investire anche dei soldi per farlo conoscere al meglio. MTV all'epoca era chiave nel marketing, nella comunicazione di tutto quello che era il rap, ed è per questo che poi Tradimento ha funzionato, grazie a un investimento e all'interessamento sia di MTV che di Radio DJ. Quindi quelli erano i due pilastri, diciamo, che hanno spinto poi Tradimento. Da lì, portando il demo di Tradimento, io ho chiesto un punto di royalties. Ho detto: se mi date un punto percentuale, io vi ho portato l'artista e il disco. Mi dissero di no, ma di accordarmi con l'artista. Allora a quel punto lì ho detto: questa è la mia opportunità, devo, sperando che Fibra sia interessato ad avere un manager, disse subito di sì. E con questa mentalità, diciamo, di creare qualcosa di totalmente nuovo, perché la casa discografica a quel punto c'era. Universal avrebbe messo gli investimenti e le persone a lavorare a Tradimento. L'artista c'era alla massima potenza, perché anche Fibra sapeva che quella era l'opportunità della vita. Mancava il management, mancava l'interfaccia fra queste due realtà, anche se io ero pseudo interna ad Universal. A quel punto ci hanno proposto di accordarci fra me e Fibra e fare quindi un'agenzia di management tra me e lui. Lui accettò e a quel punto nacque Big Picture Management. L'idea del nome Big Picture deriva da un disco di Big L, ma più che altro significa il contesto. Guarda la Big Picture, guarda il contesto in cui il rap va a collocarsi, un contesto che all'epoca non lo conosceva, non lo voleva, non sapeva cosa farsene. E io avrei sempre dovuto tenere ben presente il contesto nel quale presentavo la cosa che per me era più importante al mondo, ma per gli altri no, sinceramente. Né per la casa discografica non era la più importante, era una delle tante cosette che potevano fare. Questo è il logo, lo disegnò Fibra, il logo del management è ancora fatto disegnato da lui, che appunto Fabri Fibra era grafico, quindi la mano ce l'ha, infatti è bello equilibrato, l'ho voluto tenere così, l'ha disegnato lui, era tutto fatto in casa, tutto molto artigianale. L'insegnamento più importante che ho imparato in questi 20 anni di carriera sì, è non mollare mai, e cioè essere pazienti, ma pazienti non nel senso della sopportazione, perché la pazienza in quel caso non è una virtù, non è che devi sopportare tutto quello che ti arriva, ma essere pazienti ad attendere i risultati. Oggi forse i ragazzi sono troppo concentrati a raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile, ma questo non ti fa apprezzare il viaggio e non ti fa capire determinati meccanismi che ti verranno non utili, di più, saranno super necessari se vuoi continuare a fare questa cosa. È tutto troppo veloce oggi e il fatto di aver imparato quel tipo di pazienza, più analogica diciamo, e non digitale, dove tutto è velocissimo, credo che sia l'insegnamento più grande che ho avuto, sì. Oggi vedo un mercato florido, molto aperto, dove però non si fa più la musica, non in assoluto, non si fa più la musica per dire qualcosa, ma per fare la hit, ma per affermarsi, ma per prendere quel posto di Spotify, per prendere quel disco d'oro. Guarda anche il momento estivo, cioè o comunque la famigerata hit. Mi ricordo giornate e giornate di discussioni sulla hit. Questa è una hit, ma la hit non la decide, non si decide in studio, anche quando vedo che fanno una foto, così stiamo facendo una hit, ma non è così che va. E soprattutto, stiamo facendo una hit, cosa vuol dire? Perché la testimonianza mia è che le vere hit per me non sono quelle che hanno grandi risultati
e basta, sono quelle che dicono qualcosa, cioè le più grandi hit che ho vissuto di riflesso come manager sono quelle che avevano la pretesa dall'inizio di dire qualcosa. In Italia, Crudelia, Voce. Quelle sono canzoni che sono nate con la precisa intenzione di voler dire quella cosa. E poi sono diventate hit perché le persone hanno riconosciuto questa spontaneità e questa necessità di dire qualcosa. Poi certo c'è il pop con la hit dove c'è l'autore che scrive in quel modo, magari ti scrivono anche le strofe, ti scrivono come impostare la roba, ti viene in mente l'idea furba di marketing per... Va bene, quello è un modo di vendere la musica, che magari può essere una canzone leggera e spensierata di cui magari la gente ha anche bisogno. Non è quello che a me ispira. Ecco, Voce per me, che ha fatto triplo platino, quella è una hit a tutto tondo. Il mercato discografico attuale è un mercato florido, aperto. I servizi di streaming hanno strafunzionato, sono imprescindibili, utilissimi. L'altro giorno volevo sentirmi The Fix di Scarface, è qua, la roba nuova. C'è modo di farla e comunicarla e spingerla secondo i tuoi canoni, metterli sui tuoi social, dargli il video che vuoi tu, girarla con i tuoi amici se vuoi. Sono tutte opportunità che noi 15 anni fa non avevamo. Oggi secondo me i ragazzi sono troppo responsabilizzati a fare bene, non hanno più la possibilità di sbagliare con tranquillità. E errori ne abbiamo fatti un sacco in passato, ma nessuno ce lo faceva pesare come adesso. Tutta questa esposizione, tutta questa velocità, credo che poi incanali il discorso della musica su un unico binario, che è quello di far successo. Questa cosa per me è dannosa, perché a parte qualche talento puro, e forse è giusto anche che sia così, perché numericamente è giusto che i talenti puri siano quei pochi. Parlo dell'esordio di Da Supreme, Blanco adesso, Madame. Tutta gente che vedi vuole fare la sua cosa alla sua maniera, senza intermediazione. E io gli auguro di capire determinati passaggi che non li renda troppo vulnerabili alle critiche e all'insuccesso. Se tu fai un pezzo, dopo un pezzo di successo metti fuori un single e non funziona, è un flop, non hai funzionato, è brutta questa cosa per chi la fa, ti fa perdere completamente la rotta, perché inizi a pensare, ma non è che allora devo dire un'altra cosa, ma non è che te lo deve far pensare il flop o la gente, se devi dire, cosa vuoi dire tu? Se tu sei l'artista, perché sei qui? Che cos'è che tu sei qui per dire in verità? Questo è un po' il punto della differenza. E poi oggi naturalmente le discografiche pescano a strascico. Perché? Perché le quote di mercato hanno il loro peso, quindi vale, fra virgolette, di più avere più gente che fa la qualsiasi piuttosto che averne meno che fa la cosa giusta. In questo non mi ritrovo, perché pescare così a strascico e tirare su e aspettare che ci sia in mezzo a tutto questo marasma di roba che tiri su il pesciolino d'oro, secondo me, non è quello che dovrebbe essere la musica. Gli elementi più difficili di essere manager è che quando tu hai un lavoro che è la tua passione, diventa molto difficile collocare il tempo, i tempi e i modi negli spazi giusti. Alle volte la tua passione travolge tutto e quindi non hai la dovuta attenzione, magari nella tua vita privata, che diventa parte di tutto questo marasma che ti coinvolge. L'altra cosa particolarmente difficile del management e
forse anche il problema più grosso che puoi avere è quello di non condividere più la visione dei tuoi artisti. Per me, mentre la discografica si può permettere di avere diversi artisti e lavorarli tutti anche molto bene, per me il manager deve avere in qualche modo la stessa visione del proprio artista. La caratteristica più importante dell'essere management per me è la diplomazia, nel senso avere la calma e la capacità di portare comunque a casa il risultato, perché appunto devi mediare tra due realtà, una quella dell'artista e l'altra può essere diverse realtà, il promoter, la casa discografica, lo sponsor, il merchandiser, eccetera, eccetera. Quindi trovare sempre un territorio comune che ti permetta di portare a casa il risultato. Ma credo anche che una delle caratteristiche che mi ha sempre premiato e che mi ha fatto notare Marrakesh più di tutti è la capacità di dire no, non va bene o non si può fare, no. E una volta mi avevano regalato questa maglietta con scritto no, cioè sono scritto no, N-O. E con Marra appunto diceva tu sei brava a dire no, sembra una banalità, ma il fatto di dire sì è ovviamente molto più rassicurante, molto più semplice, molto più nell'immediato, molto più funzionale, ma nel medio-lungo periodo no. Nel senso che avere qualcuno di cui ti fidi che ti dica no, è una cazzata. Anche a me che qualcuno mi dica guarda, no, è una cosa molto preziosa. Naturalmente deve dirtelo qualcuno in cui hai fiducia e non il primo che ti smonta per il gusto di smontarti. Però sì, queste due, la diplomazia e avere il coraggio di dire no e difendere i tuoi no. Oggi non c'è il tempo di approfondire. E questo purtroppo è un vero problema. Approfondire è importantissimo, ma guarda, dal leggere un libro, cosa significa leggere un libro vero? Significa prendersi un tempo, una concentrazione, un modo di approcciare un argomento davvero nella sua complessità, nella sua completezza. Approfondire significa trovare un tempo che oggi non c'è dato, non c'è concesso, perché tutto ti impone di informarti, di essere aggiornato, questa cosa di essere all'aggiornamento. Credo che se in passato non avessi avuto l'opportunità di capire come si fa a approfondire un argomento e capirlo davvero nella sua complessità, nella sua completezza, poi non ti dà la possibilità di fare te la cosa al meglio, la cosa che tu stesso hai approfondito e hai capito, farla poi tu al meglio. Se invece ne hai delle nozioni parziali, superficiali, con un tempo determinato, oggi è tutto più così, ma credo anche che sia questo il motivo per il quale le cose durano poi alla fine troppo poco. C'è anche chi si accontenta, va bene. La cultura dell'hype è questo, no? Devi aspettare il drop o l'uscita, poi esce, va bene, come se l'uscita e la pubblicazione vera e propria poi fosse quasi un appendice, ma che il momento dell'attesa e della costruzione dell'hype fosse più importante della cosa stessa che stai aspettando. Questo non mi rappresenta in pieno, ecco. Il consiglio che sono contenta di non aver seguito è quello di statene a casa. Non lo so, di fare una vita più semplice non è per me. E invece magari è per altre persone che giustamente, che io anche un po' ammiro, che hanno magari una vita più tranquilla, più semplice. Però devi conoscere bene te stesso, secondo me, e capire qual è la tua natura, qual è davvero il tuo talento per perseguire la propria leggenda personale, sempre come dice Coelho, conoscere te stesso e capire esattamente cosa ti rende felice nella vita e cioè riempire quella casella che è solo per te nel mondo. Questo secondo me è
e perseguire la propria leggenda personale. Primo incontro con Marra, mi aspettavo una persona diversa, mi ha colpito molto l'umanità e il fatto di non essere il rapper tutto d'un pezzo e duro che sarei aspettata di incontrare. Non so cosa si aspettasse lui, forse anche il fatto di vedermi così e poi di esserci capiti subito su quello che ci dovevamo dire, il fatto che io gli avessi proposto di iniziare a lavorare assieme senza contratto, non lo so. Probabilmente tutti questi elementi l'hanno fatto molto aprire e l'ho trovato davvero una persona eccezionalmente umana, molto empatica, ecco, molto, molto vicina. Pensavo che fossimo totalmente lontani e questa cosa poi di fatto si è rivelata vera e siamo andati d'accordo per tutto questo tempo. Il difetto di Marra è che, come ha scritto sulla mano, non fidarti di nessuno, trust no one. Ecco, si fida molto poco e anche dopo tutti questi anni alle volte capita che abbia bisogno di una doppia conferma prima di... Poi alla fine ci si ritrova sempre, però ha una natura che capisco benissimo anche dal vissuto e dal contesto molto sospettosa. Sul dorso della mano che ti stringo, che tradotto è di te col cazzo che mi fido, ho pianelli di Yuri Keki, frate. Penso che il problema più grosso che si possa presentare nel management è quando non hai più la stessa visione. Allora lì hai proprio delle posizioni differenti e quasi inconciliabili, perché tu vedi la stessa cosa in due modi molto diversi. Molto difficile trovare una strategia comune. Questa cosa non è mai successa, tantomeno con persona. E se pensi che sono passati tutti quegli anni, anzi forse è il progetto sul quale eravamo più vicini, a livello di... è tutto venuto in maniera davvero molto naturale, dalla copertina alla strategia, se la vuoi chiamare così, di comunicazione o di non comunicazione. Il fatto che lui fosse sparito, io non penso di avergli mai detto ma guarda che qua è un problema, anzi magari lui ogni tanto veniva e diceva non sto postando da un sacco di tempo, dovremmo trovare qualcosa da postare, e dicevo ma guarda che, ma anche no, non... tu sei così, il tuo pubblico lo sa. E in effetti poi la cosa ha funzionato, anzi questo hype del silenzio è stato palpabile, cioè alla fine forse è quello che ha, forse proprio insieme a Fibra hanno questo tipo di hype basato sull'attesa, pura e semplice, silenziosa, abbastanza magica come cosa, no? Il miglior pregio di Marra è senz'altro essere così intelligente, ha un modo di analizzare le cose in un doppio modo, sia logico che emotivo. Questo è una cosa, intelligenza emotiva, ecco, quello penso di sì. Credo che sia il suo miglior pregio, senz'altro. Per cui ogni cosa che viene messa sul tavolo e discussa assume poi una profondità speciale e anche molto utile poi al nostro lavoro. Marrakesh va molto in difficoltà quando per un attimo si mette a guardare gli altri e per un attimo pensa forse è giusto quello che fa quello, è giusto quello che fa quell'altro. In realtà poi si aggiusta da solo, c'è un momento, c'è sempre stato un momento nei dischi suoi, un momento specifico in cui lui parte e dice ma io non sono quella cosa, a me non interessa quello, a me interessa questo, e raccoglie tutti i pezzi che nei giorni, settimane, mesi precedenti alla lavorazione dell'album ha messo da parte e compone il puzzle. È una caratteristica molto molto sua, sì, molto speciale, che lo aiuta tantissimo. È chiaro che tutto questo prevede
molto tempo e quindi c'è sempre quel dubbio di dire: ma non è che sono stato fermo troppo tempo, cosa che è stata fugata con Persona. Non credo che per artisti così il tempo che passa possa essere un aggravante, un problema, anzi. E a volte desideriamo solo di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero Per esempio, Crudelia, lui era sicuro al 100% che avrebbe strasfondato, non che io non lo fossi, ma avevo meno fiducia nel pubblico che in lui. Cioè, lui era proprio certo al 100%, così Mars, della portata del brano. E io ho detto: guarda, secondo me non, cioè, più che altro non ci rimanere male se poi non la capiscono, perché è un tema originalissimo. Complesso, perché narcisismo, cioè una cosa davvero molto complessa da agguantare, soprattutto per come la musica là fuori era molto superficiale. Adesso forse causa Covid magari le persone hanno più voglia di riflettere, ma allora mi sembrava un pezzo completamente estemporaneo e aveva ragione completamente lui. Oppure, per esempio, con Marra, giusto un giro, canzone che lui ancora penso detesti, ma la base era così forte che è stato obbligato a scriverla, e l'ha scritta anche benissimo perché ha fatto esattamente quello che doveva fare. E il pezzo è comunque una delle sue hit. In generale, su Persona è proprio il ritorno dell'eroe, è una maturazione dopo un periodo difficile, è la rivincita da un periodo difficile, è proprio davvero un racconto tipico della mitologia, diciamo. Ci sono dei testi così umani, così empatici, così importanti, che mi stupisce fino a un certo punto che abbia avuto tutto questo successo. Avevo un po' timore che forse le persone lo percepissero troppo pesante, ma lì è stato bravo Marra e Mars, ovviamente, a condirlo anche con degli episodi più mainstream, diciamo così, mi viene solo questo termine, nel senso dove appunto è riuscito a mettere da Supreme in gran forma, con Sfera, beh, insomma, è riuscito a dare quegli elementi che alleggerissero un po' e ti facessero digerire molto meglio un lavoro che ti arricchisce, ma che è anche peso da assimilare, no? Primo incontro con Clementino in un backstage folle a Napoli con Fibra, Double S, Icosang, Clemente e chi più ne ha più ne metta. Dove ovviamente lui, mi ricordo, aveva una maglietta bianca e ha dato sfoggio ovviamente delle sue qualità. Poi Fabri lo apprezzava moltissimo in quanto freestyler d'eccellenza e mi ha molto colpita perché era educatissimo, cioè mi aspettavo un Clementino da battaglia e invece è davvero una persona speciale, super educata e rispettosa. E da lì abbiamo iniziato anche a pensare di lavorare assieme. Poi da quell'incontro è nato Rapstar e da Rapstar poi abbiamo iniziato a lavorare insieme con Clemente. È inarrestabile, è Duracell, lui va avanti, lui deve farti contenta. Deve farti divertire. Soffro per lui in questo perché davvero non accetta di starsene tranquillo, magari di avere una giornata no e di fartelo pesare. Ecco, non, no, lui deve essere sempre al top e tanto per te, cioè per metterti a tuo agio, per farti sorridere, estremamente coinvolgente, ma ovviamente gli costa anche un sacco di energia. Il miglior pregio di Clemente è che ti dà finché ce n'è. È una persona che non si risparmia mai,
e si mette in gioco in qualsiasi cosa gli propone. Adesso l'ultima è la televisione, gli è stata proposta, credo che l'abbia fatta veramente al meglio, super poliedrico, è molto bravo a calarsi in qualsiasi situazione e a cercare sempre, sempre, sempre di dare il meglio di sé. Nel momento in cui l'ho visto più soddisfatto, Clemente, sicuramente sul palco di Sanremo dopo il Don Raffaè. Una vittoria a mani basse, secondo me, non scontata, perché un rapper che va lì da rapper, pur avendo una canzone abbastanza pop, però di fatto rap, che prova a fare De André in Liguria su un palco come quello di Sanremo, con una platea gremita, perché non c'era il Covid, quindi l'ha fatto con teatro ovviamente stracolmo, con un mega classico che è quasi ritenuto intoccabile per la tradizione italiana, e ha avuto la standing ovation. Ed è lì, con la standing ovation, si è anche commosso, perché sinceramente non c'è, nessuno se l'aspettava. Allora, primo incontro con Madame, aveva forse nemmeno 17 anni ed era con suo papà, sua mamma e AMJ. Ci siamo visti in un bar qui di periferia, bruttissimo, che tra l'altro sul più bello dell'incontro ci ha detto chiudo, e quindi abbiamo dovuto alzarci tutti. Ho detto: ma volete mica venire a mangiare una pizza? Continuiamo. E ci siamo trasferiti in questa pizzeria lì vicino. Abbiamo mangiato questa pizza insieme ai genitori, perché appunto era ultra minorenne. Devo ammettere che sì, si capiva già subito che aveva una magia non comune, perché non ha parlato tantissimo, magari era un po' in soggezione, eravamo tre adulti e lei, ma guardava molto, osservava molto, e credo che, avendo anche chiesto ad altri manager poi alla fine in quel periodo, volesse capire esattamente se potevo fare al caso suo. Molto brava a scegliere i componenti del suo team, molto esigente anche, giustamente, sì sì. Avevo ascoltato Sciccherie tramite gli Arcade Boys, che all'epoca appunto la promuovevano tantissimo e hanno acceso il vero primo riflettore su di lei. Prima Anna e poi Sciccherie. Anna, su questa musica ti prego balla, ti prego muoviti come fai samba, se vuoi dell'acqua ti compro una spiaggia ma tu balla. Quello che mi ha colpito era la proprietà di linguaggio di Francesca, perché davvero non immaginavo avesse 17 anni, cioè lo diceva, però era impensabile, non si matchava l'età con quello che poi lei era in grado di esprimere, no? E l'ho trovata speciale. Poi è andata così che mi ha chiamato Filippo Sugar, su consiglio di Fabio Rinaldi e Ienardi di Francesca, e mi hanno detto: perché non vi incontrate e vedete se può funzionare qualcosa. Devo dirti che ero davvero contentissima, perché era tantissimi anni che stavo aspettando di incontrare una ragazza. Già dal 2006, quando Fibra arrivò al primo posto alla classifica, tipo il giorno dopo mi chiesero: ma una ragazza da produrre? Ma nel rap non puoi costruire in laboratorio una cosa così, o c'è o non c'è. E quindi per anni ho cercato di adocchiare in giro ragazzi, ce ne sono anche di brave, ma aspettavo qualcuna che non tecnicamente solo fosse brava, ma che dicesse un po' quello che io speravo dicesse. Un pezzo come 17, ad esempio, o Voce stessa, o Tutti muoiono, o Vergogna, o Il coraggio, per esempio, di scrivere dei testi da parte di una ragazza così, mi ha molto colpito, perché ho sempre pensato che le ragazze giocassero un po' nella loro comfort zone di ragazze, per cui poi se tu fai il compitino e stai nel recinto, i cani non abbaiano,
prima di tutto, e però vai poco lontano, stai sempre in sto recinto. Invece penso che sia arrivato il momento che ci sia una situazione tale in Italia per la quale anche le ragazze possano osare ad esprimersi, come hanno fatto i ragazzi nel rap prima di loro. Le ragazze hanno cominciato prima, avevano una situazione socioculturale che gli permetteva di osare molto di più. Guarda Fibra, con concetti impensabili per l'Italia. Lui l'ha portati, se l'è difesi, se l'è combattuti, eccetera. E è il momento che le ragazze si esprimano più liberamente, senza essere né condizionate dal giudizio né consigliate su quello che devono dire. Nessuno consiglia Francesca su quello che deve scrivere. Sono mega fan del rap femminile americano, ho sempre ascoltato tantissimo, mi ha sempre coinvolto molto, da Lauryn Hill a Missy Elliott, ma anche Nicki Minaj, Cardi B. In Italia di nuovo c'è stato un aggiustamento di traduzione, cioè tante ragazze hanno preso molto di più quello che succedeva là, un po' traducendo e vestendosi con quel tipo di abito. Ma quello che cercavo di più, per quanto mi riguarda a livello lavorativo, era una ragazza italiana che davvero esprimesse dei concetti super italiani, concetti ai quali gli italiani si e le italiane ovviamente si potessero relazionare. Non è così automatico, è molto più semplice avere una propria persona, una propria maschera che ti porta a difendere quello che scrivi, perché dici sì, ma questo è un concetto che ho sentito dire negli Stati Uniti che riporto io in Italia. Ma credo che spogliarsi, come ha fatto Francesca nel suo album, tant'è vero che è così, no? È naturale nella copertina dell'album e anche dentro, ti dia la possibilità di esprimere dei concetti perlomeno inediti, che hanno creato molta attenzione e anche molti dibattiti. Ancora adesso le persone, gli ascoltatori, stanno cercando di capire chi lei sia veramente. In realtà poi è in trasformazione, non c'è una Madame. Ci sono tante artiste lì dentro che stanno evolvendo, perché l'età è quella giovanissima, è quella dove sei una persona oggi e domani sei un'altra. Miglior pregio di Madame è l'escandescenza, è proprio un vulcano che continua a buttare fuori idee, è iperprolifica sotto più punti di vista, da come si osserva, da come crea il suo mondo, da come lo vuole comunicare, e ha un bellissimo senso senso dell'ironia che rende molto più semplice lavorare. Il peggior difetto di Madame è che è molto testarda, è una cosa ovviamente tipica della sua età, è giusto che sia così, e ti dirò, è anche costruttivo lo scontro con la sua testardaggine, anche per capire davvero dove lei ha ragione di imporsi, e ovviamente ha ragione di imporsi in quanto artista, cioè l'idea è sua, la faccia è sua, il nome è suo, e alla fine, ecco, l'unica cosa che posso fare io è chiederglielo così tanto che lei deve essere davvero sicura che quello che vuole dire e come lo vuole dire sia così. Tipico, no? Di Madame, svegliarsi, trovi un messaggio su WhatsApp, magari partorito alle 3 del mattino, ho pensato di cambiare nome. Ma come? Andava benissimo, Madame. Oppure sì, perché non facciamo un EP di 8 pezzi, tira fuori idee in continuazione, poi da sola le screma. Il segreto per lei per durare nel mercato discografico, nel tempo, non è tanto un segreto, ma è mantenere l'entusiasmo.
molto importante. Per mantenere un certo tipo di entusiasmo devi fare le mosse giuste, perché se fai tanti errori poi dopo ti tornano come un boomerang e quindi perdi la voglia, perdi l'entusiasmo, dici ma sai che c'è, ma io forse lascio perdere, perché se è così, sai cosa, questo ambiente dal di fuori è molto patinato, ti sembra tutto bello. In realtà il successo, la fama, hanno delle variabili poco raccontate, forse poco raccontate anche perché la gente non vuole sentirsele raccontare, non vuole che gli sveli il trucco, come dice Marra, che secondo me possono incidere pesantemente. Ognuno degli artisti che conosco, non che lavorano strettamente con me, ma che conosco e che hanno raggiunto un alto livello di popolarità, di fama, hanno un contraccolpo. Questa cosa non la metti in programma, ma ti viene addosso, perché ti investe quando ti capita, perché tutto cambia. E infatti il mantra del pubblico dice non cambiare, resta uguale, resta umile, ma non è tanto l'artista che cambia, è tutto il contesto che cambia intorno a lui o a lei. E quindi l'importante è affrontare la fama e il successo mettendo sempre davanti la musica, mettendo sempre davanti il tuo discorso che vuoi portare avanti, il motivo perché sei qua, perché se diventa il successo il motivo per il quale sei qua, è molto molto pericoloso. Il consiglio che darei alla me che ha appena iniziato è non accettare una critica da chi non accetteresti un consiglio. Ho imparato tantissimo da tante persone, devo tantissimo a tante persone, i miei artisti in primis, che mi hanno dato un tipo di fiducia per niente scontata. Non era detto che io sapessi fare questo mestiere, sono loro che mi hanno detto puoi fare questo mestiere. Non accettate critiche da chi poi davvero non potrebbe consigliarvi. Criticare sono capaci tutti, dare consigli intelligenti un po' meno.